l'amore va a braccetto con la follia, ma per una che già matta tutto questo che vuoi che sia, tante volte l'incoscienza è la strada della virtù, litigare, litigare per amarsi sempre di più, ma girando la mia terra io mi sono convinta che non c'è odio, non c'è guerra. Seduti così comodi? Sì. No? Io direi un bel po', anche perché... Poi diretta in maggioranza è ancora meglio, mi spiace Cosmano, ma qua c'è una sicilianità che... Vabbè, ho capito, non è Ravipante. Che... Dal mio accento si sente che sono di Milano? Sì, si sente che sei di Milano, Cosmano. Bergamo sì. Alta. No, in realtà sono romagnolo, visto che sono... Ah, sei romagnolo! Sì. Ma che romagnolo. Oh, comunque possiamo anche non andare, io sto benissimo così. Stai bene? Si no, possono avere due caffè, anche siamo arance pure, cose. Non lo so, limoni, cose nostre, diciamo. Le cose nostre. Un arancino o un'arancina? Oh, basta che sai, si mangia. È la prima cosa che ci siamo detti, perché qua c'è Palermo contro Catania. Esatto. Un derby, una rivalità. Ma io non ho mai capito questa cosa, arancino a Palermo e arancina a Catania. No, è arancino. Spiegatela voi, vi prego. È arancina a Palermo e arancino a Catania. Non l'ho capito, cioè o arancino a Catania, arancina a Palermo. Esatto. Siete complicati voi siciliani. Da noi c'è l'anduia che è una, non è che è anduia, è anduio. Anche qui in Emilia Romagna chiamano piadina e piadino. Siete, no, ma la cosa bella è che c'è sempre questo contrasto, cioè, ci dicevamo prima che questo contrasto è veramente inutile perché sono belle e buone entrambe. Ma infatti ora con l'avvenimento del politicamente siciliano, corretto, esatto. Adesso arancina, arancino non ci sarà. Non ci sarà, no, dobbiamo vedere cosa, arancina. Cosa ci dobbiamo imparare. Esatto, anche perché è un dilemma arancina. Che non si potrà mai dire a mare. Anche l'Accademia della Crusca non potrà mai risolvere questo problema. Cioè, render dell'arancino. Cioè, sarà, non lo so, un punto del DDL Zan. Ormai non si capisce più niente, ragazzi. Sì. Non puoi parlare. Potrebbe succedere. Andiamo? Ma che ci dobbiamo andare? Ma questa... secondo me sì. Lo so, tanto che dobbiamo fare. Che peccato, io stavo comoda. Lo so. Andiamo da questa parte. Allora, questo... Avete fatto il giro largo? Ragazzi, Sansoni con noi ad aprile. Grazie mille, grazie, buon pomeriggio. Serata. Grazie. Che piacere, che onore. No, è un onore avervi qui. Domani avremo dei momenti esclusivi per voi, ci divertiremo così com'è. Ah sì, noi siamo qui da ieri, siamo ormai delle mascotte di questo, di questo WMF di quest'anno. Ah, fra l'altro ti volevo chiedere una cosa. Siccome il motto del WMF è stato sempre il futuro... parte da qui, da qui. Cioè, sì. Quindi nel 2019, quando c'era fra l'altro anche Diletta, il motto era lo stesso. Ora ti volevo chiedere, visto che siamo nel 2021, il futuro del 2019 oggi è partito? Siamo noi ora. Siete voi. Chiedo per un amico. Chiedo per così. Anche perché capire. Il futuro, ora è il futuro, riparte da qui. Quindi riparte. Siete attenti, ragazzi. C'è una ripartenza. Esatto, c'è una ripartenza, quindi il futuro. Secondo me dovremmo fare un claim tutto nostro in siciliano anche. Guarda. Come sarebbe siciliano? Ah, per mia, de lei, potevamo fare che tocca a voi, cioè. Eccolo, ragazzi. Scusate, i cugini, ciao amico, cioè i cugini della Sicilia. Ah, c'è ovviamente. La Sicilia pure, ciao, la rappresentanza. Ciao, sì. Bene, io direi subito. Sì. Sì. Abbiamo in collegamento? Ah, ce l'abbiamo subito in collegamento. Ce l'abbiamo subito, quindi bene. Sì. Si vede che non siamo in Sicilia, siamo puntuali. Sì, sì, mi dicono che abbiamo subito in collegamento Gino Strada. Buonasera, Gino. Buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao. Grazie mille per essere in collegamento con noi qui al Festival sull'Innovazione. Okay. Sarebbe... Ci sente bene? Sì, sì, benissimo. Bene, senta, il lavoro che voi portate avanti con Emergency è, insomma, un lavoro straordinario che va avanti da anni e recentemente ci sono stati anche, siete stati chiamati in questa emergenza anche in Calabria. Ci può dire qualcosa su questo tipo di esperienza? Per la Calabria. Ma
noi siamo stati chiamati a dare una mano. Tutte le storie su io commissario, nessuno me l'ha mai chiesto, non l'hanno mai accettato ovviamente. Sono proprio fantasie. La realtà è molto semplice. Noi siamo un'organizzazione sanitaria, abbiamo vissuto come società un grave periodo di disagio anche da un punto di vista sanitario. Il Presidente del Consiglio ha chiamato e io ho dato ovviamente la massima disponibilità, e poi la Protezione Civile ci ha indicato dove lavorare, cioè a Crotone, e lì abbiamo lavorato fino a quando è stato necessario, tutto lì. Volevo chiederle una cosa, le persone che curate nel mondo sono circa 11 milioni, ma il tema del diritto alla salute purtroppo oggi non è uguale, non tutte le persone hanno gli stessi diritti da questo punto di vista. Visto la sua esperienza, quanto ci manca ancora per garantire il diritto alla salute per tutti i cittadini e comunque per tutte le persone che vivono nei paesi in cui operate, quindi nei paesi anche più svantaggiati? Ma io comincerei può chiederci quanto manca il diritto alla salute nei nostri paesi, che sono ovviamente molto più ricchi, che hanno risorse incomparabili, ma che soffrono dello stesso difetto di fondo, chiamiamolo così. Cioè io penso banalmente che sull'esercizio della medicina, cioè sul curare le persone, ci debba essere un'assoluta eguaglianza di trattamento, perché io devo avere alcune migliori o diverse o più costose da un altro. L'unica maniera per uscire da questo dilemma, da questa situazione che poi dopo produce effetti drammatici e tragici, l'unico modo è quello di metterci intorno a un tavolo tutti quanti e chiederci se ha senso per tutti noi, per la società, se ha senso che ci sia il profitto nella medicina oppure no. È molto semplice, la domanda è tutta qua. Purtroppo ovviamente se pensiamo che no, il diritto alle cure sia un diritto universale e quindi quanto universale debba anche essere uguale nel suo contenuto, diamoci da fare, perché qui stiamo andando sempre di più verso una idea della cura come bene, di quelli al supermercato, lo scaffale, no? C'è chi può permettersi la salsa 10 euro, c'è chi invece non può, quindi se la compra 0,99. Mi sembra un'idea stupida di medicina, perché tra l'altro è un'idea che va contro lo sviluppo del pensiero scientifico, perché ovviamente se il drive principale non è più la scienza, il suo sviluppo, e quindi anche lo sviluppo delle potenzialità di cura, ma è il profitto di chiunque, non mi interessa chi lo faccia, è chiaro che il risultato finale che otterremo tutti quanti come società sarà un risultato inferiore. Qui con me ci sono anche sia Diletta Leotta che i Sansoni, e i Sansoni sono molto attivi anche sulla sensibilizzazione su questi temi. Volete fare una domanda? Sì, sarebbe un grande onore. Intanto qualche giorno fa noi siamo stati a Lampedusa e abbiamo ritirato un premio giornalistico che ci è stato dato per il premio Matano per il nostro operato. E fra l'altro il premio erano delle barchette realizzate con lo stesso legno delle barche di alcuni immigrati che sono arrivati appunto a Lampedusa. E fondamentalmente quello che il centro era sempre la parola inclusione. Si cercava di capire come grazie, cioè
oltre a tutto quello che già esisteva, quello che è successo negli ultimi due anni, abbia potuto cambiare ancora di più gli scenari. E allora noi ci chiediamo se veramente c'è bisogno non solo di qualcosa che un cambiamento importante, sembra veramente un po' tautologico dirlo, però il cambiamento deve partire da ognuno di noi e dalla mentalità. E quindi noi ci chiediamo che cosa ci vuole realmente per cambiare la mentalità, perché siamo giovani, siamo dei ragazzi, e quindi Gino Strada per noi è un grande punto di riferimento, e vorremmo chiedere appunto che cosa possiamo fare per prendere la parola cambiamento e utilizzarla bene. Beh, domanda da 5 milioni di dollari. Penso che le risposte sono tante, ma non per modo di dire, le risposte sono tante perché noi siamo tanti. E ognuno di noi può avere la sua piccola risposta, il suo piccolo modo di usare la parola cambiamento, forse eccessivamente speranzoso, però di impegnarsi in questa direzione, insomma. E penso che ognuno di noi possa farlo nel suo impegno privato, di solidarietà, per esempio, nel proprio lavoro e nel rifiutare delle logiche, come dire, di divisione, di concorrenza, di rincorsa semplicemente al profitto, al guadagno come unica prospettiva e unico orizzonte temporale. Penso che si potrebbero fare tante cose, però in questo momento forse è una questione legata anche alla pandemia e all'enorme trauma sociale che questa ha prodotto e di cui noi non abbiamo ancora sperimentato le dimensioni, perché qui noi ci ritroviamo, o rischiamo di ritrovarci sbattuti improvvisamente indietro di 80 anni, di due generazioni, diciamo così. Ecco, per fare un esempio, io ho 73 anni, mai più avrei pensato di vedere nella mia città, Milano, in cui sto ormai da vecchio la maggior parte del tempo, non mi sarei mai aspettato di vedere le persone in fila per un pasto. Questo è un tornare indietro nel tempo. Persone in fila per il pasto a Milano si sono viste soltanto nell'immediato dopoguerra. Volevo chiederle una cosa. In questi giorni abbiamo avuto come ospiti una famiglia, no? Esattamente calabrese, con un bambino che ha anche difficoltà ad accedere ai dispositivi, ai presidi medici, visti i problemi che ha. Il modello che voi avete creato, siete nati nel 1994, siete attivi in 8 paesi, è un modello rivoluzionario straordinario. Secondo lei è così complesso attuarlo anche da un punto di vista un po' più nazionale, statale, per rendere il diritto alla salute effettivamente accessibile? È semplicissimo. Prima dicevo, bisogna fare la scelta profitto sì, profitto no nella medicina. E il coro è il solito, ma allora dove si trovano i soldi se il cittadino, ormai viene chiamato l'utente, se il cittadino non ha le risorse, non può permetterselo, il cittadino dovrebbe avere tutto gratis, come si fa ad avere tutto gratis? Beh, la mia risposta è molto semplice, i soldi si vanno a trovare da un'altra parte, per esempio si vanno a trovare nelle spese militari, smettendola con questa coglionata storica che spendere dei soldi in armamenti sia una cosa che abbia un senso. Non ha nessun vantaggio per il protettore. E però provate ad andare a fare questo discorso in Parlamento e vedete quanti applausi pigliamo.
Concordiamo appieno. Un'ultima battuta davvero per chiudere, visto che so che ha degli impegni, quindi che ci deve lasciare. Riapro una finestra sempre sulla Calabria. Scusate, ma questo tema della salute soprattutto da noi è molto complicato, c'è anche in altre regioni sicuramente, però come diceva prima Gino Strada, pensiamo, no, anche al diritto alla salute da noi. E mi riallaccio a quello che stava dicendo, perché ad esempio in Calabria il grossissimo problema è che gran parte dei fondi destinati alla sanità, perché sono tantissimi nelle voci di bilancio, alla fine vengono risucchiate dall'Ndrangheta, e questo penso che sia un problema che un po' va in linea con quello che lei diceva poc'anzi. Su questi tipi di fenomeni, secondo lei come è possibile, al di là della questione prettamente economica, perché il fenomeno mafioso sicuramente va a complicare tanti aspetti, nel momento in cui tocca la salute vuol dire che si è scombussolato completamente la linea valoriale dell'essere umano. Su questo, secondo lei, si può far qualcosa? Ma guarda, io non per definarmi, ma faccio chirurgo. Facevo, perché ormai ho praticamente smesso di operare. E niente altro, quindi non ho, come dire, opinioni, soluzioni, ricette per tutti i problemi. La prima impressione che ho avuto in Calabria è stata che è una situazione da livello 10 come difficoltà. Livello 10 difficoltà? Sì, perché è una situazione, come dire, cronica, diffusa. Ci sono paesi dove si chiude l'ospedale del paese e il sindaco che chiude l'ospedale, in accordo con la regione ovviamente, poi è proprietario delle due case di cura che ci sono nel circondario. Beh, direi che viene abbastanza intuitivo il collegamento, no? E lì come si fa? Ripeto, poi io non sono, come dire, un esperto di meccanismi interni alla 'Ndrangheta, per fortuna mia e loro, però certamente ristabilire un ordine sociale di base mi sembra la cosa che chiedono tutti i cittadini, cioè i calabresi, insomma, che hanno voglia di ripartire, che hanno voglia di vedere qualcosa di nuovo. Però dov'è sto cosa di nuovo? Insomma, intorno al commissariamento della regione e al commissariamento della sanità c'è stato tanto parlare. Oggi io non vedo nessun risultato, però può darsi che sia una mia cecità, insomma. Però non mi sembra che se ne siano tenuti. Forse bisognerebbe migliorare l'impegno, forse bisognerebbe coinvolgere attori diversi e scaricare i vecchi attori dicendo: beh, insomma, ne avete fatte abbastanza, adesso calmatevi un attimo. Grazie mille, grazie davvero. Grazie. Per essere stato, grazie, con noi. Siete un modello di innovazione sociale. Buon lavoro. Buona serata. Arrivederci. Grazie. Arrivederci. È stato molto emozionante. Sì, molto. Ascoltare Gino Strada. È vero, anche perché diceva poi delle cose molto importanti, perché tutti questi termini, in effetti, come chiedevate anche, sì, voi ragazzi, devono essere veicolati sia dai giovani che da quelli che sono anche meno giovani, e poi trovare degli spazi come questo o come anche un canale social dove si può parlare di integrazione. Quella secondo me è una delle chiavi vincenti, ogni metodo per comunicare qualcosa di positivo è sicuramente vincente. E poi gli intenti sono fondamentali, nel senso che chiunque comunica, cioè anche quando uno sta zitto si comunica qualcosa, no? L'importante è cosa vuoi comunicare. Quando hai fatto la domanda poco fa e lui ha risposto giustamente, io non posso conoscere i meccanismi interni dell''Ndrangheta come qualunque mafia che insomma colpisce poi tutta la struttura. Anche da noi non è che siamo messi tanto bene. Purtroppo. Però ecco, Borsellino diceva la differenza si fa dentro la cabina elettorale. Quando Gino Strada parlava di cambiare gli attori che potessero
come dire, interpretare meglio quello che serve, per esempio, a noi giovani, perché noi siamo quelli sempre che, ah, ce la faremo, ok? Cioè, ce la faremo. Lo dicevamo anche prima, ce la faremo, prima della pandemia. Effettivamente... questi, ecco, in questi momenti in cui noi si ragiona proprio su quello che c'è da fare, ieri Maurizio Carta parlava dal punto di vista urbanistico della sindemia, quindi questa pandemia che non è, cioè non dobbiamo tornare alla normalità che c'era prima, perché la normalità che c'era prima aveva dei problemi. Ma difatti un punto nostro di partenza è esattamente la costruzione. Esatto. Da qui mettiamo in piedi sempre progetti che proviamo nel nostro piccolo a portare avanti per cambiare le cose. Ma siamo arrivati? A questo punto, sì, al momento degli... Gioco aperitivo! No, gioco aperitivo! Non so, il tema, il tono mi sembrava quello, no? Abbiamo un awards da consegnare, lo consegniamo insieme, quindi lanciamo la sigla degli awards. Su, sigla! Noi consegniamo tantissimi premi in questi tre giorni. Su vari aspetti, il sociale, il digitale. Abbiamo creato un premio in collaborazione con Ibrida, c'è in palio una consulenza per l'organizzazione di un evento, quindi questo si chiama Digital Event Awards, ritira il premio Gloria Kindamo, se ho pronunciato correttamente. Gloria, eccola. Del comune di Voghera. Sì. Giustissimo e ti ringrazio. Benvenuta, ciao. Buonasera. Benvenuta. Grazie. Loro hanno organizzato, ragazzi, Diletta, un evento comunale per coinvolgere in questo periodo di pandemia la cittadinanza. Ce l'avete coinvolta in questo periodo molto complicato attraverso dei webinar digitali? Guarda, a dirti la verità, è partito un po' per caso, perché io sono un consigliere comunale, neoeletta, si parlava di politica nuova, da una civica, da sola. Sono arrivata in comune e alla fine ho preso l'incarico dal sindaco del digitale, perché ho preso la digitalizzazione di un comune che era praticamente nella preistoria, certo. Con le scadenze AGID che arrivavano a febbraio, noi siamo entrati in ottobre, e alla fine ho detto vabbè, inseriamo, cerchiamo di fare tante cose, però poi ho pensato, la città come la formiamo? Perché se poi da una parte noi cerchiamo di andare veloce, anche se poi non siamo una città metropolitana, no? Quindi avevamo il problema dei budget, ovviamente, certo. Città piccole. E che soluzione avete trovato? Alla fine ho pensato, facciamo un evento, però non un webinar, quindi non ad adesione, ma un evento open il più possibile, e cerchiamo di creare un dialogo, mettiamo a questo tavolo virtuale, diciamo, politica, tecnici, università, cittadini. Abbiamo cercato di creare un dialogo costante facendo commenti continui. Io ho condotto alla fine, perché senza budget. Ci sei dovuto organizzare, noi, certo. Noi i Sansoni sono qua per questo, perché siamo senza budget, ti capiamo. Che scemo. E noi... alla fine della fiera mi sono trovata... Abbiamo avuto un sacco di riscontro e secondo me la cosa più bella che ho scoperto, non la sapevo prima, l'ho scoperta a fine evento... E qual è? È che poi alla fine della fiera... Invece di lamentarsi della città, valorizzare gli aspetti belli, il digitale riesce a rompere quegli schemi incancreniti, perché è una nuova dimensione e lì si può far emergere quello che si vuole. Assolutamente, brava, complimenti. Brava. Quello che vogliamo far noi con questo premio è supportarvi nella realizzazione del prossimo evento per potenziarlo. Complimenti, ecco. Davvero. Ti ringrazio. Eccolo qua, ecco il premio. Applauso al premio. Grazie. Grazie. Questa è la consegna, facciamo anche qualche Grazie. Foto, poi ci sono anche video, dai, così. Dai, venite ragazzi, venite, avviciniamoci. Dai, ci uniamo. Più alti dietro, Cosma. Scusate, prossima volta voglio venire in mezzo, posso? Vai, vai, certo, si accomodi. Certo. Vai, vai, di 2-2. Grazie. Grazie davvero, grazie mille. Complimenti. Ciao, grazie. Complimenti. Fabrizio, Federico, Diletta, vi ringrazio tantissimo. Ci troviamo tra pochissimo. Dopo? Ci vediamo con te, Diletta. Ragazzi, noi ci vediamo domani. Vabbè, domani mattina. Non possiamo sbagliare. Grazie, ragazzi. Sai come si dice in Sicilia? Dividimo dopo. Diveremo chiottaddo. Diveremo chiottaddo, Cosmano. Ciao. Bene, grazie davvero. Grazie anche a quelli che sono in collegamento da casa, che ci stanno seguendo. Abbiamo un ospite qui in presenza, lo presentiamo con questo video. Eccoci qua, è un onore rivedere
Franco Vaccari. È da tanto. Ciao. Ciao Cosmano. Come stai? Bene, qui poi meglio. Allora, questa persona, quanti di voi la conosco? Quanto di voi conoscono Franco Vaccari? Nessuno, vedi? No. Ok. E quanti di voi conoscono il borgo Rondine, Cittadella della Pace? Beh. Ok. Ma già un po' meglio. Ma già un po' meglio. Ora, questo esercizio dovremmo farlo anche con i 10.000 che sono a casa, che ce l'abbiamo in collegamento, ma dovrei vedere sulla piattaforma. Allora, Franco, noi ci siamo conosciuti tempo fa, poi ho avuto anche l'onore di partecipare all'ultimo incontro di Liliana Segre che si è tenuto da voi, la Cittadella della Pace. Ronnie, è stato un momento molto emozionante, insomma è da un po' che stiamo cercando di lavorare e collaborare insieme, perché il vostro progetto penso sia un unicum in tutto il mondo, quindi ti voglio lasciare raccontare il progetto a chi ci sta seguendo da casa qui in sala. Hai già detto, è un piccolo borgo in Toscana e da circa 25 anni ospitiamo le coppie dei nemici, giovani futuri leader che vengono dai paesi in guerra o post-conflitto e hanno il coraggio di uscire dalla logica del nemico, si mettono in gioco per 2 anni e incontrano l'umano che c'è al fondo di ciascuno di noi e capiscono che il nemico è un inganno, una maledizione, bisogna uscirne in tutti i modi, e tornano nei loro paesi con una mentalità cambiata. Da 25 anni facciamo questo in circa 30 paesi del mondo, l'esperienza per ora funziona e da 6 anni abbiamo deciso di uscire dai luoghi di guerra e venire in Italia e lavorare con i giovani italiani. E sta funzionando, abbiamo un'esperienza con le scuole italiane e alla fine di questi 25 anni abbiamo costruito quello che chiamiamo il metodo Rondine, che ci aiuta a stare nei conflitti e non morirne, anzi trovare elementi di crescita personale e anche civile, perché l'idea che vogliamo proporre oggi, grazie di poterlo anche diffondere questa notizia, è che con questo metodo è un metodo per la cittadinanza che sta venendo, quella in cui dobbiamo stare nel mondo globale senza smarrirci, senza perderci, senza diventare nemici. A me una cosa che ha sconvolto, cioè mi ha colpito tantissimo quando sono stato in visita, poi successivamente c'è stato il Covid, quindi ha complicato proprio il concetto di mettere insieme delle persone che provengono dalla medesima zona ma sono in conflitto. Per fare un esempio, un ragazzo israeliano con un ragazzo palestinese che si ritrova in Italia, in Toscana, in questo borgo, in questa cittadella della pace, e che attraverso il conflitto si riesce a trovare il modo per costruire un modello di pace e un modello di cittadinanza che è davvero rivoluzionario. Sì, siamo allergici della retorica, no? Quindi la parola che abbiamo più in diffidenza è pace. Perché? Perché è facile dirla ed è il compito che tutti noi vogliamo fare, credo, che quella di realizzarla. Allora dobbiamo partire dalla cosa più concreta che abbiamo, le nostre relazioni. Si dice relazione, ma la relazione contiene un potenziale energetico enorme, dei nemici dichiarati, cresciuti con i veleni della guerra per 25 anni, vengono a Rondine, si toccano fisicamente per la prima volta, è qualcosa di incredibile. E tutte le volte nasce il timore, la paura di tradire la propria parte, ma la voglia di andare oltre. Quando avviene questo, avviene la nascita del futuro concreto, perché era bloccato dal nemico e invece 2 persone accedono al futuro. Allora credo che anche oggi qua è perché dobbiamo trovare urgentemente l'alleanza tra la relazione concreta e il mondo del digitale, che è l'alleato più prezioso per fare questo. Assolutamente. Io vi invito davvero ad andare a visitare la città della pace, perché è un'esperienza unica. Una domanda che avevo, analizzando un po' la situazione nei piccoli centri italiani, non solo nei piccoli borghi ma anche in vari contesti, si ritrovano spesso delle analogie
non situazioni conflittuali così accese come l'esempio che facevamo prima, no? Israele, Palestina e così via, però ci sono delle situazioni conflittuali tra abitanti dello stesso territorio, insomma città o borghi adiacenti che sono in contrasto. Ci siamo parlati, ora non voglio fare la solfa sul sud e sulla Calabria, però insomma ci sono situazioni molto, molto complicate. Il vostro modello è applicabile anche in questi contesti? Cioè, come si fa a diffondere questa cultura della pace attraverso il modello rondine anche in Italia, nei piccoli centri, visto che diceva che state per lavorare anche in Italia, state lavorando anche in Italia. Ma tu hai ricordato l'episodio di Liliana Segre, tu sai che siamo amici da 26 anni e lei ha scelto di consegnare il suo testimone morale a Rondine, ai giovani di Rondine. A Rondine, tu l'hai visto, noi abbiamo quella che si chiama una scuolina, non è una scuola, è una scuolina di campagna, che ora allarghiamo, ma rimane una scuolina. Ci teniamo perché è l'idea che in un luogo molto piccolo si possono fare anche cose molto grandi. E Liliana Segre ci ha affidato questo compito per uscire dall'indifferenza, quindi del prenderci cura dell'altro. Allora siamo riusciti in questo anno di pandemia a trovare una prima alleanza con 20 scuole in Italia, anche di piccoli centri e non solo delle grandi città, dove stiamo innestando il metodo Rondine. In queste ore, in questo momento, forse sono collegati a Rondine, abbiamo il quarto gruppo di 160 docenti da tutta Italia che si stanno formando al metodo Rondine per introdurre nelle scuole italiane il metodo, per creare una cittadinanza nuova. Questo lavoro è assolutamente da fare in alleanza col mondo digitale, che non deve sostituire la relazione, ma è l'alleato che può amplificare ciò che di reale avviene nel luogo più piccolo del mondo. Sì, difatti dovremmo parlare di relazioni aumentate, no? Quindi grazie anche al digitale e non solo, perché ad esempio in questo periodo di pandemia siamo stati abituati ad avere relazioni digitali, nel momento in cui siamo tornati alla relazione fisica questa ha aumentato quella precedente. Io spero davvero che questa collaborazione che si è attivata, visto anche il progetto, che questa rete Habitat che abbiamo lanciato in giro per l'Italia, quindi una rete di hub sull'innovazione digitale e sociale nei piccoli borghi, possa essere un punto esattamente per lavorare insieme. Lo stiamo già facendo. Stiamo facendo. Quindi il nesso tra digitale, questa cultura della cittadinanza e della pace di cui tanto abbiamo bisogno. Quindi io ti ringrazio tanto per essere stato qui con noi. Grazie a te. Invito davvero tutti ad andare a visitare la città della pace. Grazie. Grazie davvero a Franco. Allora, avete visto che questa parte è dedicata al tema dell'innovazione sociale. Al di là del premio abbiamo avuto Gino Strada, Franco Vaccari. Successivamente avremo una parte dedicata alle scale up, no? Scale up for future. Però abbiamo un altro talk dedicato esattamente all'innovazione sociale e introduco la prossima ospite con questo video. È un piacere avere qui con noi Josephine Gube di Tech Fugees. Okay. Sta arrivando? Eccola lì. Ciao. Ciao Josephine, grazie per essere qui con noi. Ciao. Io ti lascio il palco. I don't speak Italian, sorry. Okay. Purtroppo non parlo italiano. This is your stage now. Thank you. Ciao. Grazie. Grazie mille. Ciao a tutti. My name is Josephine. Mi chiamo Josephine. I'm director and co-founder. E sono direttore e cofondatrice di Tech Fugees. This is an organization. Si tratta di un'organizzazione che agisce in tutto il mondo. For the past 5 years, empowering refugees with technology. E lo scopo è quello di aiutare e supportare i rifugiati, i profughi, con la tecnologia.
e sono veramente grata del fatto che siate qui stasera a quest'ora, proprio mezz'ora prima dell'orario aperitivo, per ascoltare quello che voglio raccontarvi. Si tratta di un tema molto intenso, come immaginate, perché parliamo dei rifugiati e della loro causa, ma penso che se siete qui, penso che anche voi siate comunque interessati a quello che il cambiamento climatico sta portando nelle nostre vite, quello che porta come conseguenze. Sicuramente siamo tutti un po' toccati, perché questo chiaramente causa anche la presenza di persone sfollate. Scusate, è un po' strano sentire la voce della traduzione sulla mia. Però vorrei condividere con voi il mio pensiero che ho maturato nel corso di questi 5 anni lavorando con i profughi, innovando con loro, ascoltando quello che loro hanno da dirci riguardo al mondo. Ma prima di tutto vorrei onestamente dirvi che il Covid ha fatto di più per cambiare il nostro mondo, cioè ha favorito una transizione verso un mondo più sostenibile, ed è stato più efficace di qualunque altro meeting o convegno mondiale, summit che si possa immaginare. E questa è una realtà in cui siamo entrati. E questa è una realtà che i profughi hanno conosciuto ben prima di tutti noi. Pensate a che cosa va incontro una persona che abbandona la propria casa, che paure deve affrontare e come deve entrare in un mondo digitale più in fretta possibile per avere delle opportunità. Tutti quelli che sono qui hanno magari lavorato in posti come l'Uganda o l'Africa. Sapete che in questi paesi comunque c'è una certa digitalizzazione che sta partendo per varie cose, anche come ad esempio la sottoscrizione di contratti o altre attività che sono già in essere. Ho lavorato 5 anni, come vi dicevo, con tutti i rifugiati in tutto il mondo, con tanti rifugiati in tutto il mondo, e ho visto che l'obiettivo è di portare i rifugiati insieme alle ONG, farli lavorare insieme, e lo scopo è quello di favorire l'uso delle tecnologie. Questo crea chiaramente un dialogo. Siamo andati in Kenya, ad esempio, abbiamo portato insieme rifugiati, ONG e altre istituzioni, per cercare di risolvere dei problemi in un campo che si chiama Kokuma, dove c'è un alto tasso di mortalità, e con poche linee di programmazione, di codice, abbiamo potuto risolvere vari problemi. Sono state semplici stringhe di programmazione che però hanno aiutato i rifugiati ad avere un accesso, ad esempio, alla sanità. Quando è iniziato il lockdown in Francia lo scorso anno, avevamo tanti migranti con accesso al Wi-Fi e quindi abbiamo cercato di fornire ancora più rifugiati, ancora più campi di rifugiati con la Wi-Fi per dare l'accesso alla tecnologia. Abbiamo cercato di introdurre una mentalità ingegneristica per risolvere dei problemi. Chiaramente noi non siamo così ambiziosi da pensare di poter risolvere tutti i problemi, ma fungendo da catalizzatori possiamo agire in una maniera trasformativa, se vogliamo, fornendo proprio ai rifugiati la tecnologia per poter risolvere i problemi, e questo è lo scopo di Techfugees, appunto. Quindi le tecnologie che salvano, aiutano nella vita, non hanno bisogno di cose stravolgenti, bisogna partire da quello che c'è già. Nel mio lavoro
vedo che chiunque veramente può essere coinvolto. E quindi noi vogliamo coinvolgere l'industria tecnologica per spiegare la problematica, perché capiscano tutti. Quindi spero che da questa presentazione passi questo messaggio e che tutti si ricordino qual è il senso di questa presentazione. Scusate, ma magari lo perdo anch'io, confondendomi un po' con la traduzione. Comunque il messaggio che vorrei trasmettere... è che i rifugiati, i profughi, sono persone come noi, sono esseri umani. Non sono vittime da salvare, non sono eroi da glorificare. Li dobbiamo semplicemente guardare come esseri umani, cioè come noi tutti siamo. Potrebbe essere difficile per tutti noi, perché a volte ci affidiamo solo ai media, alle terribili, orribili storie che vengono condivise nei media, ma non è finita lì, chiaramente. Sono solo storie, quelle che vediamo nei media molto spesso. E quindi non è solo quello che vediamo nei media, non sono queste storie. Quindi bisogna guardare ai rifugiati come a dei talenti non sfruttati, non come delle vittime o degli eroi. Questa è la mentalità su cui lavoriamo ed è per questo, ad esempio, che aiutiamo delle donne ad entrare nel mercato del lavoro. Dal 2018 in Francia e anche in Italia quest'anno e anche in Grecia abbiamo iniziato. Quindi le donne rifugiate seguono un programma di formazione e anche altri corsi online che abbiamo organizzato per poter avere un miglior accesso al mercato del lavoro. Ci sono dei volontari del settore high-tech che contribuiscono, che insegnano a queste donne formandole. Quindi in verità c'è bisogno di qualcuno, bastano poche persone per partire. Il settore in cui lavoriamo è un settore anche un po' di nicchia, se vogliamo. E perché è così importante però questo settore del digitale? Perché ci sono tre fattori. Il settore digitale innanzitutto si incentra su quello che si può imparare a partire dalle risorse disponibili, un po' come gli hacker. Quindi non importa veramente, non so, il livello scolastico, ma semplicemente la conoscenza, le skill che si apportano. E qui i rifugiati hanno una sorta di vantaggio competitivo, se vogliamo, perché comunque sanno fare, hanno del talento. Il digitale annulla anche tutte le restrizioni di spazio e tempo. È possibile lavorare ovunque, anche da un campo di rifugiati. E comunque il settore digitale si basa sulle capacità, sulle skill. E quando si pensa a un prodotto, lo si pensa a livello globale, per tutto il mondo, non per un'area ristretta. E quindi se si vuole portare una tecnologia al mondo, si deve pensare a livello globale, c'è bisogno quindi di un team che possa capire da dove vengono le persone. È importante quindi avere nel team, avere persone che vengono da diversi background, da diversi paesi, che parlino lingue diverse, ecco perché è così importante. Quindi, dopo aver detto tutto ciò, credo che ci ricorderemo che tutte le persone che hanno attraversato la pandemia e la crisi sicuramente sono digitalizzate. Se vogliamo continuare a essere innovativi, imparare dalla crisi, essere pionieristici, dobbiamo guardare alla diversità e cercare diversità nei nostri team. Questo è quello che cerchiamo di fare. Non dobbiamo guardare all'assunzione, ad esempio, di risorse come rifugiati per carità, per un'opera di carità, ma come talenti non sfruttati. Quindi bisogna agire subito per coinvolgere queste persone, altrimenti sarà un'attivazione che dovremo affrontare per forza e non come un'opportunità. E adesso vorrei anche ringraziare la traduttrice per aver tradotto le mie parole. Grazie mille. Grazie, grazie a te per essere stata con noi. Thank you.
Bene, avete ascoltato anche quest'altro talk, tra l'altro TechFugees è stata qui con noi anche nella sala formativa. Su questi temi ci stiamo lavorando da anni, nel 2019 è stato qui con noi anche Roberto Saviano, abbiamo collaborato con una startup che si chiama Migrants, che porta avanti esattamente questo tipo di filosofia, no? Ossia di lavorare sui talenti delle persone, al di là, si tratta di rifugiati, al di là di qualsiasi altro aspetto, e sicuramente su questo in Italia abbiamo ancora tanto da fare. Arrivati a questo punto però, richiamo sul palco Diletta Leotta. Eccomi, pronta per proseguire questa serata, anche perché so che c'è una bella premiazione tra poco, prima però... Sì, abbiamo una premiazione, ma prima ci godiamo... Esatto, dei grandi giornalisti. TG. Che mezzo busto pazzesco. Hai visto? Sì, sì. Ma la cosa bella è che chi è da casa... Non vede, cioè, vede direttamente il TG, no? Per chi è da casa sappiate che hanno le pantofole sotto e i pantaloncini. TG Lercio. Buon pomeriggio, ben ritrovati a questa edizione straordinaria del TG Lercio per il Web Marketing Festival. Apriamo subito con le notizie più importanti di oggi. Bimbo non piange la morte della madre di Bambi e viene assunto dall'Agenzia delle Entrate. Mamma apprensiva traveste il figlio da cantiere per assicurarsi che il nonno non lo perda di vista. Non capisce come iscriversi e vince il campionato di analfabetismo funzionale. Rimini ha aperto il primo supermercato in cui i cassieri ti danno il tempo di imbustare la spesa. E passiamo allo speciale web marketing. Norton lancia il suo vaccino. Iniezione gratis, ma dopo 3 mesi immunità a pagamento. Questi tutti quanti su Norton. Direttore marketing non riesce a convincere il suo capo a concedergli un aumento e viene licenziato. Neolaureato assunto a tempo indeterminato. La procura di Riccione apre un'inchiesta. Un applauso a tutti i neolaureati che stanno qui. E forse anche un applauso al tempo indeterminato. Pace all'anima sua. L'ho ricordato. Scoperto passo inedito del Vangelo, beati i disoccupati perché avranno il reddito di cittadinanza. Arriva Tesla Italy, l'auto elettrica che occupa da sola i posti riservati ai disabili. Doveva consegnare una katana ma volava troppo radente, drone decapita 18 passanti. Nasce l'azienda che noleggia donne incinte per saltare la fila e boom di richieste. Dai. Ruba 20 fogli a 4 dalla stampante del capo per la SWOT annuale contro il capitalismo. Amazon fa correre i dipendenti in senso opposto alla rotazione terrestre per allungare la giornata lavorativa. Un applauso ad Amazon. Diamo un consiglio al referente che c'è stato prima di Amazon. Azienda vitivinicola inventa il tappo che sa di vino, salve migliaia di bottiglie. Passiamo alla cronaca. Svizzera. Napoletano alla guida tiene il braccio fuori dal finestrino e gli infilano un Rolex al polso. Tornatene a casa tua, fa scendere il ragazzo nero dal treno, ma era il macchinista, ferrovie nel caos. Rimini, stacca la chiavetta USB senza la rimozione sicura dell'hardware e fa esplodere il condominio. E chiudiamo con un aggiornamento arrivato in redazione proprio in questo istante. Forti raffiche di vento, Ryanair ne approfitta e spegne i motori in volo. Grandissimo. È tutto per questa edizione, se volete vederci siamo allo stand numero 27. Grazie. E non solo. Grazie a voi, grazie agli amici. Ragazzi. Ma non c'era nessuna notizia su Cosmano? Su Cosmano. Storia, ci sono delle notizie su Cosmano? Non le possiamo dire in pubblico. Ah, vabbè. C'è proprio cose che non si possono rivelare, meglio di no. Però dietro le quinte voglio sapere la notizia su Cosmano. Vabbè. Abbiamo tantissime. grazie TG Lercio, grazie ragazzi. Prego. Abbiamo a questo punto un awards, vi chiamerei
qui con voi per consegnare questo premio. Lo consegnano anche loro con noi perché c'è dell'attinenza con quello che fate voi, sì. Non lavorano. Non lavorano. Non c'è un microfono per loro? Ragazzi, siete venuti qui? Quelli dei giornalisti che stavate facendo. Allora, noi siamo qui per premiare qualcuno, che poi è anche una cosa molto strana. Cioè, un'agenzia, un'azienda, una startup che deve dire abbiamo ricevuto un premio e ce l'hanno dato Lercio. Chi ci crederà mai? Vero, vero. Questa è la notizia, la Lercio. Quindi noi siamo qui per gentilezza. Siamo qui venuti per premiare. Pronti. Premiare. Bravi. Siamo pronti per premiare. Chiamiamo quindi sul palco Francesca Caruso di Razio Studio. Eccola qua, ciao Francesca, buon pomeriggio, salve, benvenuta. Buonasera, salve. Ciao. Salve, molto piacere. Salve. Piacere nostro. Francesca, ci racconti un po' quello che avete fatto, lo lascio raccontare a te, così capiamo anche l'analogia. Allora, praticamente era un periodo di campagna elettorale delle regionali del 2020 e dovevamo fare una campagna promozionale per quanto riguarda la nostra agenzia. Siamo un'agenzia di comunicazione, ovviamente. L'idea era quella di o lanciare un messaggio promozionale in base ai nostri prodotti oppure fare qualcosa di diverso. Argomento in quel periodo era appunto le elezioni, quindi c'era questo marasma di campagne elettorali a destra e a sinistra. Abbiamo detto ok, proviamo a tirare l'attenzione su questo argomento. Abbiamo preso tutti i claim dei politici di quel periodo che si candidavano e abbiamo utilizzato i cartoni animati, ok, con queste frasi. Noi tra l'altro abbiamo mandato anche un video, non so se c'è a disposizione, per farvi vedere appunto la campagna. Abbiamo l'RVM? Sono loro. Sì, praticamente siamo noi. È bellissimo perché sono miei conterranei e hanno appunto tappezzato tutta la città di Caserta con questi manifesti ed erano bellissimi. Per un periodo, forse due minuti, qualcuno ci ha creduto. Sì, ed è stata una cosa spettacolare. Ci hanno chiamato alcuni giornalisti chiedendoci appunto se era davvero un partito. Quindi cercavamo di spiegare che non era così, se eravamo qualche appunto politico dietro di noi, chi era appunto Razio, si chiedevano, ma semplicemente era un nome di fantasia. E com'è nata questa idea? È nata semplicemente appunto con il mio team, con il nostro team, quindi i ragazzi che lavorano per Razio Studio, che alcuni sono qui. Ad oggi la creatività, l'importante è che si faccia in team. Da soli non esiste una persona creativa, esiste insieme. Ed l'abbiamo fatto, penso, in 10 minuti. Non Beh, poi crederete, un bel team di donne, brave ragazzi. Assolutamente sì. Assolutamente. Diffidate da chi dice che ci vogliono 6 mesi per creare una campagna. 10 minuti, è il tempo minuti. Giusto. Con il giusto team, ovviamente. Complimenti davvero, facciamo entrare le awards. Vedi, hai scoperto anche qual era il trade union. Hai visto? Che bello! Era una sorpresa anche per voi. Grazie mille. Complimenti. Complimenti davvero. Grazie ancora. Grazie. Centro, facciamo una foto veloce. Complimenti. Si tocca la noia. Bellissimo. Cheese. Super. Grazie. Grazie ancora. Grazie Francesca, serata, complimenti. Grazie. Grazie a voi. Grazie a Lercio per essere stati con noi. Ciao ragazzi. Buona serata, buon continuo, buon divertimento. Buon qualcosa. Ciao. Ciao. Grazie davvero. Diletta. Caro Cosmano, siamo arrivati alla fine? Almeno alla mia... Sì, questa edizione per te, insomma, alla fine di quella, della tua presenza in questa edizione, ma prossimo anno sei sempre con noi. Prossimo anno sempre qui, convocata quindi? Assolutamente sì. Oh, meno male. Io sono super contenta, è stata una bellissima giornata che tra l'altro proseguirà ancora con tanti ospiti, con Cosmano che ci tiene compagnia. Mi dispiace non aver visto In Mezza, dov'è finito? In Mezza è ancora con la dog sitter. Ok, con la preferisce. Sta riposando. È andata a fare arriverà? Una passeggiata sul lungomare di Rimini. Arriverà più tardi. Va bene, allora vi lascio con Cosmano e Mezza, che poi arriverà. E io voglio ringraziarti, Cosmano, perché è veramente sempre un piacere ed è come tornare a casa. Sono proprio contenta. Grazie, sono io a ringraziarti da parte di tutta la famiglia del WMF e di Sercion. Grazie davvero per essere stata grazie, con grazie noi grazie mille quest'anno. A tutti quanti, grazie. Buona serata. Ci vediamo con diretta il prossimo anno. Bene. Allora, l'ultima sessione di questa giornata
è dedicata alle scale up. Abbiamo creato questa iniziativa, questo momento che ci porteremo anche per la prossima edizione. Do il via Scale Up for Future. Avete visto il video introduttivo di Scale Up for Future? Questa sessione, questo nuovo evento sul main stage del festival vedrà presentare i pitch delle scale up che stanno scalando appunto il mercato, e faremo anche subito dopo un momento di incontro per capire un po' quella che è la differenza, lo stato insomma tra le startup che stanno scalando, le startup internazionali, lo stato anche della situazione startup in Italia. Avete visto le scale up che ci presenteranno i loro progetti, alcune sono qui in presenza, altre in collegamento, così come anche voi che siete qui e le altre persone che ci stanno seguendo da casa. Abbiamo in collegamento la prima scale up con Bidroom e la presenta Maurizio Tripi. Ciao Maurizio. Buonasera a tutti. Buonasera a te. Grazie dell'invito. Grazie per essere con noi. Ti lascio il palco virtuale per presentare la vostra scale up. Grazie. Una brevissima presentazione di Bidroom. Bidroom è una startup che è nata nel 2014 in Olanda, ad Amsterdam, e poi ha spostato le proprie attività, maggior parte delle attività, a Cracovia. E noi ci definiamo una online travel community. Vedo che le slide non stanno cambiando se la regia può aiutare. Ci definiamo un online travel community perché il nostro modello è basato sulla membership, e lo facciamo per dare maggiori vantaggi ai nostri viaggiatori e vantaggi molto più grandi in realtà anche agli hotel. Membership significa ovviamente che dobbiamo curare moltissimo il nostro contenuto, e questo è uno degli aspetti fondamentali. E immaginate Netflix senza film o Spotify senza musica, non sarebbe molto interessante avere una membership. La stessa cosa facciamo noi con le proprietà, con gli hotel che abbiamo in tutto il mondo. Potete confermare se riuscite a vedere le slide? No, non stanno girando, dovresti gestirle tu? Mi dicono alla regia? Avendole io lo tu. Sto facendo. Sto presentando. Forse è il doppio schermo? No? In realtà no, era ciò che presentavo. Molto strano. Comunque, vai avanti anche. Non c'è problema, sì. Il nostro, curando molto appunto la supply sostanzialmente, quindi direttamente il contenuto della nostra piattaforma, abbiamo unito alla nostra piattaforma le più grandi catene al mondo di alberghi, piccole e grandi, ovviamente con un'attenzione alla qualità, a quegli hotel che offrono un tipo di servizio che è affine al tipo di viaggiatori che sono nostri membri, sono persone che viaggiano spesso, che amano viaggiare, che curano il momento del viaggio come sostanzialmente uno dei momenti più belli dell'anno. La membership per il viaggiatore è di 49 euro all'anno, che sostanzialmente viene recuperata già con il primo viaggio, e questa membership garantisce sconti fino al 25%
rispetto a qualsiasi altra piattaforma pubblica, cioè aperta, dove non c'è bisogno di una membership, e su più di 65.000 proprietà nel mondo, e ulteriori vantaggi sono appunto questi benefit che noi offriamo, che trattiamo direttamente con le proprietà, che sono sia per l'hotel, ma anche con tutta una serie di partner partnership che abbiamo sviluppato nel mondo, centinaia, in cui in ogni località possiamo garantire vantaggi, sconti e voucher su una quantità di attività enorme. Questo è un aspetto fondamentale nello sviluppo in questo settore. Oggi è uno degli aspetti che interessa di più, e stiamo per fare questo appunto abbiamo curato tantissimo questo aspetto. Ora ci sono le slide, eh? Finalmente le vediamo, le finalmente sono arrivate, quindi puoi procedere in modo più spedito. Però sostanzialmente è l'ultima. Hai finito? Sì, grazie. Volevo soltanto mostrare un caso di studio in cui sostanzialmente uno stesso periodo a Roma di 4 notti in una piattaforma pubblica rispetto a quella di Bidroom, per il viaggiatore ci sono in questo caso 80 euro di sconti più altri 100 euro di benefit dall'hotel e altri 250 in valore di extras che si possono utilizzare durante il viaggio, e l'hotel guadagna 40 euro in più, quindi vantaggi per tutti quanti. Grazie a te Maurizio, scusa per il problema tecnico, l'importante insomma che abbiamo in qualche modo fatto la tua presentazione. Arrivati a questo punto io chiamo sul palco la prossima Scale Up Content Square, presenta Laurent Michel Mercatali. Buonasera. Buonasera a tutti. Le slide le vedi sullo schermo? Perfetto, allora quello che vedete dietro di me è un percorso che sembra guidato dai soldi, dai vari momenti di funding, ma la realtà è che anche in una Scale Up la differenza la fanno le persone, in particolare il gruppo apicale e tutta la crescita che si è fatta riuscendo a trarre insomma persone di talento e ovviamente con i clienti. Quindi direi che si è creato un ecosistema molto interessante che ha potuto poi cogliere vari momenti nella crescita. La crescita non bastano i soldi, c'è un tema di organizzazione e di cultura molto forte nelle aziende. Devo dire che io ho avuto la fortuna di seguire questo viaggio di Content Square, diciamo, per almeno metà del tempo e per tutto il tempo dell'Italia, perché i primi contratti li abbiamo fatti io insieme al responsabile vendite mondo. E diciamo l'ultimo punto d'arrivo è stato un landing con la serie E, 500 milioni da SoftBank. Ci immaginiamo da adesso in poi di poter entrare rapidamente in una curva di maturità. La cosa interessante è stato che nel tempo abbiamo perso pochissimi clienti, siamo cresciuti molto rapidamente. Questa è una slide che vi dà un'idea di cosa c'è nella piattaforma. Molto interessantemente vedete che quello che si vede su un sito non è l'ennesima dashboard, ma è proprio il tuo sito con i tuoi KPI. KPI di conversione, KPI di engagement, tutto quello che sono una ventina di famiglie di KPI proprietari che permettono un'analisi molto puntuale sia del journey che del consumo della singola pagina e del singolo asset. Questo è un play, direi, unico di Content Square, molto sofisticato, esiste sin dalla prima release e poi col tempo si sono aggiunte molte altre feature molto importanti. Potete immaginare la differenza dal punto di vista organizzativo quando vendite, marketing, persone in store, persone del marketing operation o della logistica riescono a vedere tutti la stessa cosa. Qui vediamo come siano semplici da leggere le metriche. Non hai bisogno di essere un data scientist per leggere fattore di ingaggio, conversione, monetizzazione. Un altro fattore distintivo: non c'è un tagging plan, cioè non devi prevedere che cosa vorrai andare a tracciare, sei in condizione di tracciare alla rovescia tutti i percorsi che sono stati fatti. In sostanza la tecnologia cattura tutti i journey di tutte le utenze in qualsiasi formato si siano
usato per fare la navigazione sul sito ed è in grado di ricostruirne completamente la dinamica. Questo dà la possibilità di non dover pensare a che cosa devo tracciare, ma andare a vedere che cosa sta funzionando o che cosa sta facendo non funzionare le navigazioni. Come ho detto prima, c'è una serie di metriche di UI e di UX molto specifiche, più di 20, che danno tutte le metriche di ingaggio possibili e immaginabili. Quindi praticamente c'è finalmente visibilità su quello che accade sul nostro sito, cosa che, diciamo, in assenza di questo genere di strumenti è l'insieme di molte altre tecnologie, ma non con questa velocità. Qui potete vedere con un effetto a macchia solare come sono analizzati i journey. Qua potete vedere come sono analizzate le singole pagine. Metriche in place. Quello che avete pubblicato vi parla, vi dà tutte le metriche di ingaggio e di conversione. Quindi direi una rivoluzione vera e propria per quello che riguarda il consumo di questo genere di dati versus le dashboard canoniche degli analitici. Cosa facciamo con questa tecnologia? Permettiamo di aumentare le conversioni, misurare concretamente dove ci sono i punti di ingaggio e dove si perdono conversioni, ingaggio o journey, dove gli utenti abbandonano il sito, e finalmente possiamo prendere decisioni basate su dei dati. Avere dei dati che mi dicono: questo carosello di immagini rilasciato settimana scorsa sta convertendo, ingaggia, alcune immagini di più, altre di meno. Cioè non è più 50 persone davanti a un HTML che dicono qualsiasi cosa a pancia, ci sono dei dati per prendere delle decisioni. Vi ringrazio tutti, siamo anche presenti allo stand, adesso aspetto poi di partecipare al panel. Grazie, grazie, ci vediamo tra pochissimo. Bene, avete visto la seconda scale up, la terza in collegamento abbiamo Elena Lavezzi di Revolut. Buonasera. Buonasera, buonasera a te. Buonasera. Elena, hai delle slide? No, non ho delle slide, vi tengo compagnia così e vi porto nel mio mondo oggi, anche se vorrei a quest'ora avere uno spritz insieme a voi, ma io sono la responsabile del Sud Europa di Revolut. Revolut è una realtà oggi leader nell'industria fintech, dunque finanza e tecnologia, e nasce 6 anni fa in Inghilterra da un'idea molto semplice, ovvero non aggiungere commissioni svantaggiose al tasso di cambio reale. Dunque, 6 anni fa era questa semplice idea, questa piccola startup. In realtà in questi anni il prodotto ha avuto un'evoluzione profonda fino a diventare oggi una fintech super app. Cosa vuol dire? Vuol dire che il nostro obiettivo è quello di permettere all'utente, sia retail che business, di gestire tutto il suo mondo legato alla finanza, al suo denaro, da un unico luogo, senza dover scaricare diverse app, una per inviare denaro, l'altra per investire in criptovalute e via dicendo, ma avere tutte le sue necessità legate appunto al suo mondo finanziario quotidiano e anche per interessi e esigenze più di nicchia, in un unico luogo, appunto la nostra app. Pensate che in tutto Revolut offre ad oggi più di 70 funzionalità, 24 lanciate solo l'anno scorso. Dunque il nostro è un lavoro costante sul prodotto, tant'è vero che infatti noi ci definiamo prima una realtà tecnologica, dopo una realtà finanziaria. Diciamo che noi appunto siamo partiti dal mercato inglese e poi ne parleremo immagino anche dopo, abbiamo scalato il nostro prodotto, la nostra realtà anche in mercati di espansione, gli expansion market come ad esempio gli Stati Uniti, il Giappone, l'Australia, Singapore, siamo in tutta Europa e anche l'India dove stiamo entrando adesso. Fresca di ieri è la notizia del nostro ultimo round di serie E che ci ha permesso di raccogliere 800 milioni di dollari grazie a SoftBank, che ho sentito essere anche gli investitori dei miei colleghi che mi hanno preceduto in questo intervento, e da Tiger Global, sono due grossi fondi, al fine di portare la valutazione di Revolut oggi a equivalente a 33 miliardi di dollari. Siamo dunque oggi una delle veramente pochissime realtà così tanto valutate in Europa, e questo finanziamento è stato fatto proprio per accelerare
lo scale up, che credo che sia poi il tema centrale nell'intervento di questa giornata per noi, ovvero per continuare i nostri piani di espansione, andare sempre a migliorare il nostro prodotto. Abbiamo un'ossessione letteralmente per la perfezione della customer experience, per permettere all'utente di avere un'esperienza sempre più chiara, più intuitiva, per avere accesso alle sue finanze in maniera estremamente semplice, accessibile a tutti, ed è quello che continueremo a fare dopo questo importantissimo step che abbiamo fatto, che abbiamo annunciato ieri. Grazie. Grazie a te. Ti chiedo di rimanere in collegamento per la tavola rotonda successiva. A questo punto chiamo Umberto Zola di SumUp. Ciao. A te il palco, Umberto. Grazie. Immagino che qualcuno di voi, spero parecchi, abbiano riconosciuto uno dei prodotti che vedete qui nella slide, tipo questo, questi piccoli POS bianchi, magari li avete anche utilizzati. Beh, in questo caso sappiate che se anche voi avete riconosciuto e utilizzato questo prodotto, vuol dire che anche voi avete direttamente contribuito alla vision di SumUp. SumUp infatti è nata sognando un mondo in cui i piccoli imprenditori crescono ed hanno successo facendo ciò che amano. E il ristorante sotto casa, il bar sulla spiaggia, il taxi, il dottore sono stati tra i principali dei nostri clienti che hanno fin da subito scoperto che c'è un mondo che loro non avevano mai avuto modo di interagire prima, quello dei pagamenti, della digitalizzazione. E proprio questo è il sogno, la visione di SumUp, dare un accesso digitale ai piccoli imprenditori di tutto il mondo. E come ci siamo riusciti e come ci stiamo riuscendo? Con tre pilastri. Innanzitutto la semplicità. Semplicità in che senso? Semplicità nel senso di non avere dei contratti vincolanti, complicati da sottoscrivere. Semplicità nel senso di poter utilizzare un prodotto in mobilità quando si fanno le consegne. Semplicità nel senso di avere dei costi chiari e definiti e facili da calcolare. Poi c'è l'accessibilità, accessibilità intesa in due sensi. Innanzitutto il fatto di dare accesso all'informazione stessa di che cosa sia e come si possa utilizzare un POS con dei canali differenti da quelli utilizzati solitamente dagli operatori tradizionali. SumUp ha cambiato, diciamo, il paradigma con cui il POS interagisce con questa popolazione di milioni di piccoli imprenditori, portandolo fuori dal mondo tradizionale delle banche, per cui forti investimenti in branding, in attività TV, B2B, radio, out of home, hanno fatto sì che il POS uscisse appunto dallo scenario bancario e entrasse direttamente nella vita dei piccoli imprenditori. E poi accessibilità intesa anche come rete di distribuzione capillare, appunto non più soltanto la filiale, ma retail sparsi in tutto il paese, ovviamente il canale online, che è il nostro canale principale, ma anche negozi di elettronica, supermercati, addirittura edicole, quindi dalla filiale bancaria alle edicole, in modo da intercettare laddove ci sia la necessità, chi vuole accedere al mondo dei pagamenti elettronici. E infine l'omnicanalità, particolarmente importante in questo anno e mezzo di pandemia. La possibilità che offriamo gratuitamente a tutti i nostri utenti di avere un accesso al mondo digitale, aprendo loro una vetrina con la quale loro possono vendere direttamente online, inviando semplicemente dei link di pagamento. E tutto ciò ha fatto sì che tanti e tanti milioni di
utenti abbiano scelto SumUp e siano cresciuti con noi. Tant'è che ad oggi noi siamo un'azienda che opera in 34 paesi, abbiamo, come dicevamo, più di 3 milioni di clienti. E una cosa che ci rende particolarmente orgogliosi è che dei 2.500 dipendenti, oltre la metà, proprio come la community dei nostri esercenti, è al femminile. E siamo un'azienda multiculturale, internazionale, per cui abbiamo dipendenti e colleghi che provengono da oltre 70 nazioni. Grazie. Complimenti, grazie a te. Ci vediamo tra pochissimo per la tavola rotonda. Abbiamo le ultime due scale up. Chiamo ora Alessandro Monterosso di Patch AI. Buonasera a tutti. Buonasera a te, Alessandro. Ben ritrovato. Ti lascio il palco, vado da questa parte. Grazie mille. Avrete presente le sperimentazioni cliniche? Quegli studi che vengono fatti per testare nuovi farmaci? Ad oggi è ancora un processo molto lungo, costoso ed inefficiente. I dati vengono ancora collezionati con la carta e con la penna. Uno dei problemi principali è lo scarso coinvolgimento dei pazienti. I pazienti devono prendere numerose terapie al giorno, compilare questionari, condividere dati, compilare questionari cartacei. Dove le soluzioni sono digitali, sono fatte così. Lo so, è brutta, ma non è una questione di interfaccia dell'utente. I competitors sono nati per digitalizzare la compilazione di un questionario cartaceo. Potete immaginare che non hanno avuto nessuna attenzione all'utente. A Patch AI abbiamo reinventato il collezionamento dei dati utilizzando un assistente virtuale che personalizza l'esperienza dell'utente e lo supporta, nel mentre informiamo i clinici e le farmaceutiche con elementi predittivi. La nostra piattaforma, un'app mobile e una dashboard per gli altri stakeholder, si personalizza su ogni singolo utente, è conversazionale con diverse personalità rispetto ai bisogni dell'assistito, validato clinicamente e modulare con tutta una serie di funzionalità a partire dalla televisita, la condivisione di file e l'integrazione con dispositivi esterni. La nostra tecnologia proprietaria è la nostra forza. Utilizziamo dati comportamentali e dati di salute per andare a fare uno scoring del comportamento del paziente rispetto a un comportamento ideale, in modo tale che possiamo supportarlo tramite strategie di engagement personalizzate e fornire ai clinici elementi predittivi sull'aderenza del paziente. Vi domanderete, funziona? Dopo un anno di utilizzo dai pazienti, siamo riusciti a vedere che abbiamo raddoppiato l'aderenza del paziente durante una sperimentazione clinica, aumentando l'engagement e la retenzione fino a quasi il 100% e riuscendo a raddoppiare anche l'esperienza del paziente durante lo studio. I nostri clienti sono le migliori case farmaceutiche di tutto il mondo, con le quali andiamo a supportare ad oggi oltre 3.000 pazienti. E in ricerca clinica è un numero abbastanza importante, in varie aree quali l'oncologia, le malattie rare e le neuroscienze. I pazienti che utilizzano Patch AI sono localizzati in Italia, in Europa, in US e in Canada. In 3 anni, da quando siamo nati, abbiamo raccolto circa 4 milioni di euro di capitali, abbiamo avuto una crescita del 500% sul fatturato l'anno scorso e siamo cresciuti di oltre 35 dipendenti in un solo anno. Sembra una vita, Cosmano, da quando ero qua 2 anni fa con l'idea di Patch AI, ma provo ancora le stesse emozioni a essere su questo palco. Il nostro obiettivo adesso è di chiudere una serie A da circa 10 milioni di dollari e di iniziare ad accelerare la fase di scale up per riuscire a diventare leader europeo nel mercato della data collection sui pazienti in ricerca clinica. Perché il nostro obiettivo è quello di migliorare la qualità dei pazienti e di supportare le case farmaceutiche a fornire farmaci che siano più economici, più efficaci e più personalizzati con patient engagement at every step. Grazie. Grazie a te, grazie Alessandro. Ci vediamo tra pochissimo per la tavola rotonda. Abbiamo ora l'ultima scale up e in collegamento abbiamo Roberta Biandolino di Foodpanda. Ciao Roberta. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a te.
Sono Roberta, sono brand media e procurement lead per Foodpanda. Oggi vorrei parlarvi della strategia di upper growth di Foodpanda in un mercato competitivo quale quello asiatico, altamente competitivo quale quello asiatico. Quindi partiamo proprio dall'inizio, dal principio, quando Foodpanda lancia nel 2012 come una delle aziende pioniere in un settore emergente, quantomeno all'epoca, che era quello del food delivery. Negli anni poi si è evoluta, ha cambiato volto, fino a raggiungere il 2021, anno in cui si stabilisce come una delle aziende leader nel settore del quick commerce, quindi andando al di là del food delivery, come vedremo più avanti. Ad oggi siamo in 12 paesi nel sud-est asiatico e proprio a luglio, quindi il mese scorso, abbiamo allargato il nostro footprint, come ci piace chiamarlo, anche in Europa, atterrando in Germania. Come dicevo prima, appunto, il mercato asiatico è un mercato molto molto competitivo, quindi ci ritroviamo a condividere alcuni territori di battaglia con dei grandi player quali GrabFood, Uber Eats, Deliveroo, ma questo sicuramente non ci ha fermato e quindi dal 2012 ad oggi la crescita è stata esponenziale. Nel dicembre 2017 2017 in generale come anno è stato un anno assolutamente importante per Foodpanda, in quanto siamo entrati a far parte del gruppo globale Delivery Hero, ed è stato anche l'anno di un forte rebranding, quindi l'idea era quella di dare una visione, un'immagine, una brand identity molto molto forte al nostro brand. Il 2019 è poi stato un altro anno fondamentale, in quanto è stato l'anno in cui ci siamo veramente focalizzati sull'eccellenza operativa, tagliando i tempi di consegna al di sotto dei 23 minuti, quindi qualsiasi tipo di cibo dai tuoi ristoranti preferiti in meno di 23 minuti in città enormi quali quelle asiatiche. Ci siamo però anche lanciati in nuovi paesi, lanciando 3 nuovi paesi, e abbiamo anche diversificato i nostri prodotti, quindi non solo il food delivery ma anche PandaMart, che è nostro cloud grocery, shops e pick up. Il 2020 è poi stato un anno decisivo dal punto di vista della crescita, un po' anche per la situazione che noi tutti conosciamo, con i diversi lockdown che hanno interessato i paesi asiatici come del resto del resto del mondo, e quindi questo ha dato un'accelerata davvero enorme al settore del delivery. Ma come ci siamo arrivati? Sicuramente c'è stato un mix. Espansione è proprio una delle ABC per Foodpanda. Come dicevo prima, nel 2019 abbiamo lanciato 3 paesi e nel 2020, anche nel bel mezzo di una pandemia globale, abbiamo lanciato il Giappone da remoto. E nel frattempo ci siamo anche concentrati nel coprire il 100% dei paesi in cui già esistevamo, per esempio Hong Kong, Singapore, proprio per far sì che tutta la popolazione abbia accesso ai nostri servizi. Inoltre, dal punto di vista del brand, abbiamo cercato di creare, delle partnership con delle grandi celebrità di rilevanza locale, e allo stesso tempo anche dal punto di vista delle partnership creare delle relazioni ancora più forti con dei grandi dell'F&B, pensiamo McDonald's, Burger King, Starbucks. E infine quello che menzionavo prima, la diversificazione del prodotto, quindi abbiamo accanto al food delivery abbiamo anche sviluppato pick up e poi PandaMart, giusto per dare un po' una rilevanza di quanto veloce sia stata questa crescita. Nel gennaio 2020 abbiamo lanciato con 10 stores, nel marzo 2021 ne abbiamo più di 200 in Asia. Quindi in realtà, proprio come un recap finale, sicuramente l'espansione è uno dei nostri ABC per la crescita, ma anche creare un brand molto forte, creare questo top of mind, e infine lavorare proprio su questa eccellenza operativa, quindi offrire grande varietà in tempi strettissimi. Grazie a tutti. Grazie a te, Roberta. Siamo qui, ti chiedo di rimanere naturalmente collegata. Come vedete, come potete vedere anche da casa, si apre ora la tavola rotonda e ci hanno raggiunto, oltre ai rappresentanti delle varie scale up, l'onorevole Luca Carabetta. Buonasera, vicepresidente della Commissione Attività Produttive della Camera dei Deputati con il Movimento 5 Stelle, un passato anche da start-upper, e sta portando avanti una serie di proposte, di iniziative da anni ormai legate al mondo startup, quindi è un piacere averla qui con noi. Gabriele Ferrieri, presidente di Associazione Nazionale Giovani Innovatori, Forbes Under 30, esperto di Digital Transformation. Stiamo collaborando da tempo per creare sempre più una rete legata al mondo dell'innovazione, e i rappresentanti, insomma, delle scale up. Tenevamo particolarmente a questo
a questo momento, vi ringrazio per essere qui con noi, per fare un po' il punto su quella che è lo stato attuale, no? In Italia per le start-up e soprattutto cercare di capire quelle che sono le differenze tra fare start-up in Italia e a livello anche internazionale, visto l'esperienza che voi avete fatto, e capire anche dal punto di vista istituzionale quelli che sono i prossimi passi da fare. Visto che abbiamo molte persone in collegamento da casa, se volete fare le domande le potete fare attraverso la piattaforma ibrida e io poi insomma le farò qui ai presenti. Volevo subito partire da questo punto facendo un giro da voi scale up. Avete incontrato delle differenze importanti nel fare impresa, nel lanciare la vostra impresa in Italia e nello scalare il mercato in Italia con la situazione internazionale? Cioè, c'è così tanta differenza. Partiamo da Pecciai. Grazie Cosmano. Noi stiamo attraversando la fase di internazionalizzazione proprio adesso, abbiamo iniziato circa 6 mesi fa. Oltre alle classiche tematiche legali, nel nostro specifico mercato bisogna considerare quella regolatoria. E, la cosa che vedo differente quando ci si affaccia a mercati internazionali sono le opportunità. Le opportunità non solo dal punto di vista di business, ma le opportunità dal punto di vista di crescita professionale e personale e poi farsi conoscere anche da investitori paneuropei, da investitori americani che possono entrare in azienda e darti quel fuel, quel carburante per crescere ancora più velocemente. Vedevo Roberta annuire e confermare insomma quello che diceva Pecciai. Confermi il vostro punto di vista, cioè avete trovato delle differenze sostanziali a livello internazionale? Sì, prego. Sicuramente da un punto di vista, nel mio caso specifico, perché appunto Foodpanda è prevalentemente in Asia al momento, però originariamente ero parte del gruppo Delivery Hero, quindi a livello globale all'epoca c'era Foodora in Italia, quindi sempre parte della stessa famiglia. Sicuramente un punto che dal mio punto di vista insomma va tenuto molto in considerazione anche l'enorme differenza culturale che c'è tra per esempio il mercato italiano o comunque il mercato europeo e poi i mercati che sono oltreoceano. Anche nel momento in cui ad esempio guardiamo all'Asia, le strategie che adottiamo per esempio a Singapore versus Thailandia, versus Giappone o Hong Kong sono completamente diverse. Era anche quello il caso che menzionavo appunto nelle slide, dove anche magari adottare un tipo di brand ambassador in un paese piuttosto che in un altro è una scelta strategica proprio per rimanere rilevanti a livello poi nazionale. Grazie Roberta. Onorevole Carabetta, ha visto insomma questi progetti di queste ormai ex startup? Lei sta portando avanti da anni, c'è anche una proposta insomma sua sulla costituzione di startup innovative. Ci dice un po' quello che è lo stato ad oggi della situazione in Italia? Più dirlo io, diciamo che ci sono i numeri che ce lo mostrano. Se noi guardiamo un numero su tutti, che è quello sul mercato dei capitali di rischio, vediamo come in Italia sia delle fasi iniziali di una società si fa molta più fatica a raccogliere capitali, questo perché dall'altra parte gli investitori fanno molta più fatica a investire per tutta una serie di ragioni che vanno dalla burocrazia a, come si è detto, alle opportunità di mercato. La ragione secondo me deriva dal fatto che mentre altri paesi come la Francia, la Germania, ma anche la Spagna hanno intercettato questo fenomeno già 20-30 anni fa, la Spagna un po' più tardi, però poi sono riusciti a arrivare prima al risultato. E arrivare prima al risultato vuol dire anche essere attrattivi per magari i nostri ragazzi che decidono di fare partire una startup all'estero e non in Italia. Detto questo, io ho seguito l'esperienza di questa legislatura, quindi a partire dal 2018, da oggi rispetto al 2018 che cosa c'è? C'è in capo a Cassa Depositi e Prestiti un soggetto che è il Fondo Nazionale Innovazione, CDP Venture Capital, che ha iniziato a operare come leva pubblica ma in coinvestimento con privato per stimolare il mercato. Quest'anno, poco prima di quest'anno, è partito un altro soggetto per il potenziale trasferimento tecnologico che è Eneatech, adesso
cambiate in Eneatech e Biomedical, magari c'è qualcuno nel pubblico che ci ha avuto a che fare, c'è stato anche uno scontro recentemente, e sono state fatte anche numerose modifiche di policy, senza contare quello che è stato fatto su quelli che sono i fattori abilitanti, cito infrastrutture digitali, pagamenti, ma tra i fattori abilitanti io ci metto anche la formazione. Quindi quello che dico è, sicuramente abbiamo un gap di pluridecennale rispetto ad altri paesi. Da periodo recente sono stati fatti molti investimenti in questo senso. In prospettiva noi abbiamo il Recovery Fund, Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vuole proprio essere il piano che va a definire la Next Generation EU, quindi quel piano che va a investire veramente in queste aree. Partirà nel prossimo periodo, adesso siamo chiaramente ancora in fase di definizione. Ci sono tanti soldi, la paura in Italia è sempre spenderli bene e spenderli tutti soprattutto, perché questo poi lo vedremo, e io spero, ma il Parlamento avrà un ruolo in questo, che comunque la spesa sia orientata nello sviluppo, anche considerando l'innovazione, le start-up, le scale-up e tutto l'ecosistema che ci gira attorno. Grazie. Mi riallaccio, ho letto anche una domanda insomma dal pubblico, che faceva riferimento al tema dei giovani e l'imprenditorialità, quindi penso che questo tipo di domanda la posso porre a Gabriele, visto insomma quello che rappresenta e l'attività che svolgete. Attualmente qual è lo stato di avanzamento iniziale, visto i numeri, i dati che avete, della situazione delle start-up in Italia? C'è ancora tanto da fare per avvicinare i giovani al mondo dell'imprenditorialità e quello delle start-up? Ah, innanzitutto volevo ringraziarti Cosmano e fare complimenti a tutti quegli amici del Web Marketing Festival per questa straordinaria iniziativa che con piacere mi rivede anche quest'anno. E in merito alla tua domanda, penso che la situazione in Italia oggi sia alquanto complessa, in quanto l'ecosistema innovazione italiano ha dimostrato di avere importanti punti di eccellenza, ma ancora c'è tanto da fare, c'è un divario rispetto agli altri paesi europei, se si pensa alla Silicon Valley o alla Silicon Wadi. Da questo punto di vista, perché non c'è un vero e proprio mercato dei capitali di ventura ancora, nonostante siano state importanti le azioni e la sensibilità dimostrata da parte delle istituzioni, citava appunto l'onorevole Garabetta, sia il ruolo del Fondo Nazionale Innovazione o quello di Eneatech and Biomedical. E da questo punto di vista, da un lato bisogna immaginare una visione propositiva per il futuro che in primis evidenzi il fatto che i giovani devono essere supportati per evitare poi e soprattutto disincentivare il fenomeno della fuga dei cervelli. Se si pensa al dato della Corte dei Conti, dal 2013 ad oggi è un fenomeno che è cresciuto di oltre il 42%. Quindi in primis per i giovani poter dare fiducia ed entusiasmo nel credere nel loro progetto è un punto fondamentale per permettergli di poter sviluppare, che esso sia manageriale o imprenditoriale, il loro percorso. E allo stesso tempo, se con i fondi anche del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avremo modo di poter mettere a terra quella famosa transizione ecologica e digitale per l'Italia e per gli italiani, sicuramente potremo portare avanti uno sviluppo e una crescita dell'ecosistema startup italiano che oggi, cito il dato del secondo trimestre del MISE sul rapporto delle startup, vede oltre 13.000 aziende innovative registrate, con una percentuale di oltre il 26% in Lombardia, ma con appena un 12% di founder di imprenditori al femminile, e quindi combattere anche chiaramente il cosiddetto gender gap. Grazie, grazie Gabriele. Volevo andare un attimo da SumUp. Prima, vedendo un po' i dati della vostra realtà, questa rapida crescita in più paesi e anche questa forte propensione alla parte di inclusione, di woman in tech, se così possiamo chiamarla, visto insomma la folta presenza femminile a cui facevi riferimento. Ma al di là di questo, voi avete notato particolari differenze per scalare, per entrare nei mercati esteri rispetto a lavorare nel mercato italiano? Ma guarda, una specificità del mercato italiano che è già stata citata precedentemente è la complessa e anche spesso mutevole normativa, per cui nell'ottica, volendo scalare in un mercato come quello italiano, c'è bisogno di una forte vicinanza, diciamo, a tutto ciò che è la norma, proprio perché noi, per darti un esempio molto pratico, operiamo in un settore come quello del fintech, che nell'ultimo anno e mezzo è stato coinvolto da introduzioni normative anche positive
fortemente impattanti, e proprio per questo motivo è stato assolutamente necessario essere sempre, diciamo, sul pezzo e essere tra i primi, se non i primi, proprio a trasformare questi cambiamenti normativi in opportunità e non viverli come difficoltà. Questo è possibile chiaramente solo se un approccio global, diciamo, è complementato da una presenza e una forza, diciamo, anche local, proprio per avere questo tipo di conoscenza che poi diventa asset importante e anche valore aggiunto dell'azienda. Grazie. Volevo chiedere invece a Elena Lavezzi sul tema dell'accesso ai fondi per, insomma, per la crescita. Qual è la situazione che avete incontrato voi, sia a livello italiano che a livello internazionale? Ma allora, innanzitutto la verità è che noi team locali non siamo coinvolti nel processo di fundraising. Dunque questa è una domanda che forse dovremmo fare al fondatore. La verità è che ovviamente più i venture capitalist, che sono stati menzionati prima, sono prestigiosi, grandi e importanti, e più ovviamente gli obiettivi e i KPIs diventano ambiziosi, no? E una cosa che posso condividere, diciamo, dalla mia esperienza, sono più di 10 anni che lavoro in realtà startup che poi diventano scale up, alcune delle quali si sono anche quotate, è che anche le priorità degli investitori cambiano, e le metriche che gli investitori guardano cambiano. Quando ho iniziato a lavorare in questo mondo, la priorità e il KPI numero uno, almeno in una fase di scale up, era in assoluto growth, ovvero la crescita. Crescita cosa vuol dire? Vuol dire l'acquisizione di utenti e l'adozione del prodotto da tali utenti, no? Dunque nel nostro mondo noi, io e i miei colleghi seduti lì su palco diranno sign up, no? E new active people, queste sono le metriche che si vanno a guardare, che sono tutt'oggi fondamentali assolutamente, sono tra le priorità, ma ad esempio profitability diventa una metrica di riferimento del mondo VC, non è imprescindibile, no? Growth at any cost, scusatemi se ve la dico in inglese, ma ve la dico esattamente come si dice nel nostro ambiente, growth at any cost, oramai diciamo che non è relativo, cioè è importante dimostrare che col proprio modello di business si generano dei profitti, si generano delle revenues. Una cosa, se posso aggiungere, rispetto al discorso di prima sul mercato italiano rispetto ai mercati internazionali, che noi team, ad esempio appunto noi invitati oggi a questo panel, siamo stati scelti probabilmente perché portiamo la nostra conoscenza di questo mercato, che è fondamentale, nel senso che la cosa più delicata, più importante nel momento in cui si inizia un processo di scale up, ovvero si è provato che il modello di business nel mercato iniziale di riferimento funziona e c'è un giusto product market fit, poi la sfida è portare quel prodotto e posizionarlo nella maniera giusta nei vari mercati locali, che ad esempio in Europa, l'Europa è un continente estremamente frammentato, non ve lo devo dire io, siamo completamente diversi per lingua, per regolamentazione, per cultura, e pensate solo, parlo del mio ambiente, ma perché è del mio ambito, perché lo conosco meglio, all'adozione dei pagamenti digitali, alla cultura, alla cashless society, no? Pensate alla differenza che c'è, no? Nel rapporto con i pagamenti digitali, questi strumenti digitali, per noi italiani, i greci, i spagnoli, eccetera, rispetto ai norvegesi, rispetto agli inglesi, rispetto agli irlandesi, no? Di conseguenza la sfida è saper trovare il giusto posizionamento, individuare i blocker che ci sono nel mercato, le sfide, le opportunità di ciascun mercato, e andarle a intercettare. Questo lo sappiamo fare noi team locali che abbiamo questa competenza. Lo stesso avviene quando poi si vanno a lanciare i prodotti, pensate, in altri continenti. Quando la cosa più frequente che mi è capitata di vedere è che le realtà americane pensano di lanciare l'Europa come lanciare negli Stati Uniti, cioè e soprattutto guardano l'Europa come se fosse un tutt'uno, no? E invece appunto bisogna tener conto di tutte le nostre peculiarità e differenze, e viceversa trovare un product market fit in un mercato come quello statunitense è una cosa completamente diversa rispetto a posizionare un prodotto ad esempio in un mercato europeo o asiatico. Ho avuto poi l'opportunità di lavorare sia in Italia che in India,
per la mia precedente realtà, leader nel mondo della sharing economy e mobility, ed effettivamente devo dire che lavorare in un mercato emergente oggi è la cosa più bella che io possa augurare a un giovane che si affaccia a questo mondo, nel senso che ovviamente ci sono molte difficoltà, è molto sfidante non solo lavorare ma anche quando esci dall'ufficio, tutta la vita che ti circonda, ma quello che vedi, quello che puoi fare, lo spazio di crescita che c'è in un mercato emergente oggi, e noi nei nostri mercati, nonostante la crescita esponenziale che viviamo con le nostre realtà, magari diciamo che è una crescita meno veloce, no? Meno accelerata rispetto a quella dei mercati emergenti, che veramente danno grandissime soddisfazioni. Mi permetto di chiudere, scusate se non mi dilungo troppo, solo dicendo che però io ho vissuto tanto all'estero, ho deciso di rientrare in Italia proprio perché credo tantissimo nel potenziale di questo mercato. Credo che l'Italia sia un ottimo mercato dove fare ora startup. L'Europa in generale è un mercato dove in questo momento stanno girando tantissimi investimenti dei venture capitalist, e il fintech è un'industria che ha come mercato di riferimento l'Europa. Cioè, se vuoi fare una fintech oggi ti direi stai in Europa e falla anche dall'Italia, perché no? Noi quando abbiamo aperto il mercato di Revolut, cioè più che aperto il mercato, mi correggo, abbiamo iniziato a costruire la struttura, dunque a iniziare a fare attività, a costruire un team 2 anni fa per Revolut. Pensate che siamo entrati che non avevamo neanche 100.000 utenti nel mercato italiano, ad oggi abbiamo superato i 650.000 utenti. Dunque la nostra crescita in 2 anni è stata incredibile, è stata una risposta dal mercato italiano incredibile con in mezzo una pandemia. Di conseguenza io sono invece molto, molto ottimista, tolto che concordo con tutto quello che è stato detto, che bisogna assolutamente mettere in piedi per diventare attrattivi come certi hub in Europa. Pensate a Tallinn, lasciamo stare Londra, Parigi, Amsterdam, che sono già affermate, ma pensate a insomma, Tallinn, Bucarest, Lisbona, sono città, sono punti di riferimento più piccoli magari rispetto a Milano, Roma, eppure ad oggi sono dei hub tecnologici importantissimi di riferimento, a cui noi dobbiamo esattamente diventare quella cosa lì. Vedevo prima Maurizio annuire alle parole di Elena. Ci dici la tua esattamente su questo tema, cioè su questa differenza? Ma io ho avuto questa esperienza nel fondare società tecnologiche in Italia fino al 2005, poi ho cominciato a farlo all'estero. Sono stato 7 anni in Silicon Valley facendo l'imprenditore e adesso sono tornato in Europa con questa realtà di Bidroom, e quindi ho affrontato tutti gli aspetti anche del founder, del trovare i capitali, e ho visto ovviamente cambiare lo scenario in Italia notevolmente. Sono stato anche ultimamente, quando ero negli Stati Uniti, rinvitato in Italia come advisor, per esprimere insomma la mia esperienza in questo riguardo. Io penso che ovviamente sì, l'accesso ai capitali e la propensione al rischio per i capitali è un aspetto fondamentale che forse piano piano si sta anche sbloccando in Italia. Sicuramente diceva la collega di Revolut, sono completamente diversi i mercati, l'Europa è estremamente frammentario in termini di cultura, in termini di accesso alla dimensione del mercato, eccetera. Gli Stati Uniti in qualche modo è più semplice scalare, ma io direi che l'aspetto fondamentale in Italia è l'aspetto normativo. Come founder, le leggi che supportano creare un'azienda e supportare un'azienda in Italia, io penso che sia ancora molto difficile. Lo puoi fare e ci sono, e ho visto delle realtà crescere in Italia, sono eccezionali. Il problema è la competizione con realtà in cui la pressione fiscale, la semplificazione normativa è estremamente minore, la pressione fiscale, è tutto molto più semplice creare azienda. Quello penso che sia uno degli aspetti su cui l'Italia debba lavorare di più. Poi penso che l'Italia ha un enorme bacino di competenze. Ho incontrato in tutto il mondo italiani che sono al top in ogni ambito, quindi io penso che non ci manchi nulla se non la volontà di semplificare le cose,
per lavorare in un ambito in cui bisogna rischiare e in cui sostanzialmente si fa di tutto per semplificare la vita a founders, ad imprenditori che creano lavoro e fanno crescere una nazione. Su questo non posso chiamare in causa l'onorevole Carabetta, visto quello che diceva poc'anzi Maurizio. Aggiungo anche una cosa sul tema del costo del lavoro in Italia, che credo, poi magari me lo confermerete anche voi, questa è un'esperienza anche direttamente nostra, ma con molte start-up con cui entriamo in contatto ogni anno, sia un blocco importante nel mercato italiano. Va a minare la competitività a livello internazionale, va a minare la possibilità di scalare il mercato, è un problema importante. Quindi su questo vedo tutti annuire, penso che possiamo che concordiamo, no? Poi c'è tutto il tema, soprattutto nel momento in cui si scala per realtà innovative digitali, c'è tutto il tema degli sviluppatori, il tema della programmazione. Sappiamo benissimo quanto è complesso anche accedere a certe figure professionali in Italia. Se ci abbiniamo il tema del costo del lavoro, la sfida diventa sempre più ardua. Quindi, onorevole, su questi due punti, quello a cui faceva riferimento prima Maurizio, su semplificare la vita degli imprenditori nel momento in cui vanno a scalare si complica tantissimo, e sul tema del costo del lavoro, su cui io pungo sempre e ci provo nel momento in cui ci interfacciamo con realtà, insomma, con persone come lei che fanno questo tipo di attività. Sì, allora, secondo lo studio Doing Business 2020, noi siamo il paese dove far partire un'impresa costa di più in Europa, non le imprese innovative in generale. Anche di ordini di grandezza in termini di costi più elevati di altri paesi. Io adesso, qualcuno avrà sentito parlare, c'è una battaglia, chiamiamola così, per ritornare anche solo alla costituzione di nuove start-up semplificate online, che c'era fino a una sentenza del Consiglio di Stato del marzo di quest'anno, e questa è una battaglia che stiamo portando avanti. Quindi sul tema della semplificazione c'è sicuramente molto da fare, molto che si può fare, tanto che già oggi comunque per la costituzione di startup innovative ci sono tante agevolazioni, e la policy in generale sulle startup innovative in Italia, che è nata parecchi anni fa, è stata pionieristica in Europa. Il problema è, come dicevo prima, questa policy non ha innescato il mercato dei capitali di rischio, perché l'investitore investe in società all'interno di un paese su tanti altri fattori, non solo se c'è una policy dedicata favorevole, e uno di questi fattori è proprio il costo del lavoro, visto più chiaramente lato dell'impresa. Io mi permetto di dire una cosa, perché diffido da chi fa promesse della serie vi taglieremo del 30% il costo del lavoro, perché evidentemente è impossibile. L'osservazione che faccio io è che il sistema legato al costo del lavoro riguarda proprio il sistema paese e i servizi che si vanno a coprire sul sistema paese. Il problema che io vedo sul costo del lavoro deve essere affrontato su un piano europeo, perché lì hai dei gap tra altri paesi e noi che sono totalmente anticompetitivi. Quindi le domande che noi spesso ci poniamo sulle frontiere più innovative di questo ecosistema è proprio cercare di capire se quei gap si possono colmare, oppure se stiamo andando davvero in un settore totalmente anticompetitivo, dove ci sono dei paesi che per loro dinamiche sui singoli settori riescono a fare molto meglio di noi. Purtroppo, purtroppo dipende dove lo guardiamo, però il sistema del costo del lavoro in Italia è legato a tante aree e ai servizi del paese, al sistema anche legato ai servizi previdenziali e così via. Quindi c'è tutto un qualcosa dietro, per cui tu un domani non riuscirai mai a tagliare, non so, del 30%, che è quello che servirebbe, però dall'altra parte c'è un sistema che regge. Quindi sicuramente ci saranno delle riduzioni da qui in avanti, perché comunque nell'ottica di investire in questa direzione il governo delle azioni, come ha già previsto, ci saranno. Però la mia paura è che poi non si riescono a colmare quei gap che sono enormi rispetto ad altri paesi in Europa, ma anche all'estero. Infatti il problema è che il tempo scorre velocemente, quindi si lancia una startup, nel momento in cui si lancia una startup poi c'è da scalare anche il mercato, quindi attendere questo tipo di riforme sicuramente va a complicare la vita. Gabriele, voi registrate come associazione gli stessi problemi, gli stessi punti che abbiamo analizzato ora qui, che sono emersi?
Assolutamente, chiaramente i dati evidenziano come i giovani in primis abbiano difficoltà di accesso al credito sia per poter lanciare il loro progetto di impresa sia nel mettersi in contatto chiaramente con il mondo dei venture capital, e chiaramente fare esperienza all'estero può essere molto utile anche per, da un lato, avere una visione più prospettica e anche andare a vedere quelli che sono gli ecosistemi rispetto all'Italia, e chiaramente questo è molto utile sia in termini di crescita professionale che imprenditoriale. La vera sfida, come accennavo prima, è quello poi di ritornare in Italia nel poter portare avanti il proprio progetto, e tra l'altro mi fa molto piacere vedere delle scale up che rappresentano, penso, un'eccellenza, no, di queste capacità e soprattutto di valorizzazione del Made in Italy, perché se andiamo a vedere poi il capitale umano che l'Italia rappresenta è un'eccellenza in ogni ambito, purtroppo non sempre si riesce poi a poterla portare a terra, anche per eccessiva burocratizzazione. Da questo punto di vista io penso che si deve arrivare ad una completa nuova razionalizzazione di tutte quelle che sono le politiche dell'innovazione in Italia, perché l'opportunità è fondamentale sia con i fondi del recovery che con quello che anche gli altri partners europei si aspettano da noi. C'è un cronoprogramma, ci sono una serie di obiettivi da raggiungere, e penso che questo per l'Italia sia veramente l'ultimo treno, perché non ci sono in questo momento ostacoli, al di là chiaramente della situazione pandemica, nel poter creare le giuste e positive condizioni per rendere finalmente l'Italia una vera e propria smart nation, più inclusiva, più digitale, più sostenibile e soprattutto aperta ai giovani. Pertanto la centralità anche dell'agenda politica deve essere mettere proprio al centro il futuro delle giovani generazioni e soprattutto una trasformazione tecnologica e digitale che possa permettere la valorizzazione di tutto il nostro comparto delle imprese e la valorizzazione anche di tutta una serie di settori legati anche alla digitalizzazione del nostro patrimonio artistico e culturale. Tra virgolette, mi è piaciuta moltissimo la testimonianza della referente del Ministero della Cultura, che ha rappresentato proprio dei progetti straordinari, molto concreti, ed è proprio da questi esempi che secondo me l'Italia può e deve ripartire. E la parola qui non deve essere rilancio ma sviluppo, perché tra virgolette le condizioni per un'Italia di valore ci sono sempre state, sempre ci saranno, e la sensibilità politica anche dimostrata dall'attuale governo penso sia anche molto importante per poter raggiungere quel risultato, e soprattutto con un dialogo costante e propositivo in cui vengano coinvolte le start-up e tutti gli stakeholder del mondo innovazione. Sì, assolutamente, questo credo che sia il punto probabilmente di partenza, no? di coinvolgere, di cooperare le istituzioni, le associazioni e le start-up, altrimenti si va a creare un modello obsoleto o che comunque fa riferimento a modi di operare che oggi non valgono più. Io vi ringrazio davvero tanto, spero davvero questo panel possa essere stato utile per tutte le start-up, chi vuole fare impresa in Italia. Mi auguro di vedere le start-up presenti nel nostro Open Stage, cioè quelle che hanno pitchato prima di voi, vedere lo stesso percorso che le vostre in realtà hanno fatto. Spero che a breve vengano tagliati i costi del lavoro e che ci si muova sui punti che sono emersi oggi. Vi ringrazio davvero tanto per essere stati con noi, ringrazio le persone a casa che ci stanno seguendo e anche chi è in sala. Ci vediamo domani sul main stage del festival con questi ospiti.